gustoso, perfetto per le domeniche, ma anche per tutti gli altri giorni, perché è buonissimo. Partendo dalle crespelle, ci servono 125 g di farina, 2 uova e 300 ml di latte. Ci occupiamo della crema e quindi del ripieno. Con 350 g di ricotta, 200 g di spinaci che io ho cotto semplicemente con un filo d'olio, mezza cipolla e le spezie. Besciamella, di cui trovi la ricetta sul canale, ed è 250 ml. Sottilette e parmigiano quanto basta, circa 50 g. Per facilitarti il procedimento e quindi la realizzazione della ricetta, puoi preparare gli spinaci il giorno prima e assemblare le crepe il giorno dopo. Al posto della sottiletta puoi utilizzare un formaggio filante a scelta, tranne la mozzarella che andrebbe a rilasciare troppa acqua. Come si presenta? Che golosa! Assaggio così ti dico com'è. E che te lo dico a fare? Mamma mia, che buone! Buonissime! Veramente eccezionali! Il mio consiglio è quello di provarle. E se la ricetta ti è piaciuta, cosa che spero vivamente, iscriviti, regalami un like e condividi queste buonissime crepe sui tuoi social.